Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria. La cultura si fa finanza. È Luciano Locasto che vi parla oggi dal portale di raccomandazioni di borsa. Le caratteristiche e le prestazioni del servizio che presenteremo quest'oggi sono ben note agli abbonati e al nostro pubblico. Un servizio che sin dalla nascita non ha mai perso e che in questo preciso momento è addirittura in corso un'operazione che sta per chiudersi anch'essa in profitto. Il servizio è Incassi Costanti America. A parlarcene il dottor Maurizio Monti, a cui do il benvenuto. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Maurizio. Come detto in apertura e nel corso di questo webinar vedremo anche l'eccellente Equity Line. Incassi Costanti America ha sempre portato a casa un profitto. A marzo c'è stato un rallentamento dato dalla necessità di essere più prudenti. E vorrei che ti soffermassi un po' su quel periodo, oltre a mostrarci le caratteristiche di questo meraviglioso servizio e a farci anche a fornirci anche un breve accenno al tour di Opzionaria. Ti assegno quindi il controllo dello schermo. Perfetto, allora cominciamo proprio dal tour di Opzionaria perché è la grande novità. Sarà il 23 giugno prossimo del 2023 e saremo all'Università di Torino, alla SAA, che è la seconda università economica finanziaria in Italia dopo la Bocconi di Milano. Una sede di grande prestigio dove il direttore ci ha assegnato ancora una volta, perché era stata sede già di diversi traders tour in passato, il direttore ci ha assegnato l'aula d'onore per una giornata di grande cultura finanziaria che trascorreremo insieme il 23 giugno a mercati aperti, e così abbiamo voluto. È una sessione fatta di venerdì, non di sabato, proprio per fare in modo di avere i mercati aperti tutto il giorno. E con i mercati aperti andremo a illustrare, a fare una carrellata insieme per tutta la giornata di strategie operative che possiamo mettere a mercato in funzione di quello che sarà il mercato di quel giorno, il giorno del 23 giugno. Faremo le nostre considerazioni insieme, ci scambieremo le opinioni, è una sala con 120 persone, che speriamo, c'è una capienza di 120 posti, che speriamo di sicuramente di saturare, e troverete la landing page per l'iscrizione, che è quella che vi sto mostrando, il link per l'iscrizione, lo troverete nelle nostre email dove diffondiamo i nostri articoli, al posto dove adesso c'è la promozione del canale dei segnali di borsa. Lì sotto andremo a promuovere con il link l'Opzionaria Friendly Tour. È la descrizione dell'universo parallelo delle opzioni per scegliere insieme le opzioni come strumento amichevole per fare profitti. Una giornata intera insieme a mercati aperti. Una cosa che non è mai avvenuta in passato, un evento completamente nuovo, è dai tempi della pandemia che non facevamo eventi in sala. Ricominciamo con gli eventi in sala, lasciandoci alle spalle questo sgradito ricordo della pandemia. È un modo per ritornare a incontrarci in una sede di grande prestigio, qual è l'aula d'onore della SAA, dell'Università di Torino, della School of Management della Università di Torino. Bene, detto questo, e quindi detto che mi aspetto che vi iscriviate per la giornata del 23 giugno 2023, troverete i link nella promozione proprio di questo webinar che darà poi luogo ad una promozione del servizio di Incassi Costanti America. In tutte le email di informazione troverete il link di iscrizione all'evento. Si tratta di una giornata insieme da passare a Torino. Adesso passiamo all'attualità. Oggi è il 10 di maggio, mentre registriamo.
Sono le 11:37 del mattino del 10 di maggio. Siamo tutti in attesa del dato critico sulla inflazione americana che verrà pubblicato alle ore 14:30. I mercati ormai si posizionano in una forte lateralità nel momento in cui c'è l'attesa di un dato importante. È una lateralità molto particolare quella che abbiamo vissuto negli ultimi tempi. E vorrei soffermarmi su questo perché l'S&P 500 ha disegnato una figura grafica che nell'analisi tecnica, tutto sommato, non viene discussa in modo sufficientemente esaustivo come meriterebbe. Allora, noi usciamo da un periodo, da un minimo precedente, quello del 13 marzo, dove c'è stata una drammatica accelerazione della volatilità. Il VIX in quel momento, fra l'8 e il 13 marzo, quindi in 3 giornate di borsa, andiamo a prendere il VIX in versione giornaliera, ha fatto un'accelerazione del 60%. Quindi un'accelerazione fortissima di volatilità, che sono quelle che spaventano i trader in opzioni, specialmente quando ci sono delle opzioni vendute. Il pandemonio di volatilità si è protratto poi per i giorni successivi, anche se con massimi decrescenti, in quella che è la classica forma di assuefazione alla volatilità, quando fa un massimo importante, poi i massimi successivi decrescenti stanno a indicare una forma di assuefazione. Questo avviene anche nel lungo periodo, come abbiamo visto per esempio sul grafico del VIX nel 2022, dove i massimi del VIX sono sempre stati decrescenti e continuano a seguire il trend decrescente rispetto al picco che fu fra gennaio e febbraio del 2022. La stessa cosa è avvenuto, diciamo, sul time frame più ristretto, quello di pochi giorni successivi al 13 marzo, però questa accelerazione di volatilità che ha dato origine anche ad un'accelerazione sui margini, ovviamente ci ha costretto in qualche modo a renderci molto prudenti e anche ad assestare le strategie in modo adeguato a questo modello di prudenza. In questo momento che cosa viviamo sul mercato? Viviamo un istante in cui il mercato ci sta dando, come è logico, nel giorno antecedente una notizia così importante come è quella della inflazione americana, ci ha dato un sintomo molto importante ieri sul VIX 1D. Il VIX 1D, io consiglio i trader e gli ascoltatori di cominciare a osservarlo con molta attenzione perché diventa un indicatore veramente molto importante. Il VIX 1D è quello che misura la volatilità delle opzioni che scadranno a 12-24 ore, quindi entro la giornata. Vedete che nelle giornate di lunedì e di martedì scorso il mercato si è assestato su una volatilità assolutamente minima. Confrontatela per esempio con quella del 2 di maggio e del 3 di maggio, quando c'è stata un po' di esplosione di volatilità per la discesa dell'S&P 500, ovvero quando il mercato ha cominciato dal picco a discendere, il minimo l'ha fatto il 4 di maggio, ma diciamo che il 2 e il 3 sono state le giornate clou della discesa, come è molto visibile. Il 2 è stata superata il supporto critico strategico, quello da noi illustrato tante volte, quello che affonda nel marzo del 2009, è stato ritestato dal basso e il mercato è proseguito a ribasso. Poi è proseguito ulteriormente il 4 maggio, dove ha fatto il minimo. In quel contesto, il VIX 1D ci ha dato chiaramente un sintomo di accelerazione di volatilità. Osservate come il 3 di maggio, nella parte conclusiva della giornata, c'è stato un controtrend del VIX 1D. Questo è molto particolare, molto curioso. In che senso? Il VIX 1D, per sua natura, misurando le opzioni che scadono alle ore 22
della giornata tende a crescere nel corso della giornata, perché ovviamente il valore di quelle opzioni è costituito sempre di più da sola volatilità. E quindi il VIX 1 ne misura l'entità e cresce nel corso della giornata. Quando fa un'inversione di questo genere, diciamo nella parte conclusiva della giornata, è una cosa abbastanza particolare che sta a indicare comunque una perdita di forza della volatilità. In effetti, il giorno dopo è stato ritracciato più o meno il 50% di quella discesa, e poi ci siamo risvegliati nel lunedì scorso, quindi il 5 maggio, con una volatilità giornaliera molto più bassa. Chiedo scusa, non lunedì scorso, il venerdì scorso. L'8 di maggio, cioè nella giornata di lunedì, abbiamo avuto lo stesso una tendenza assolutamente laterale, una volatilità molto molto bassa e un risveglio della volatilità giornaliera invece nella giornata di ieri. Se osservate questo quadro, vi dà esattamente il quadro di quello che è avvenuto poi sull'S&P 500 e di quello che possiamo aspettarci oggi, perché probabilmente ci sarà un picco di volatilità da cui poi, come sempre, dopo la notizia, la volatilità scenderà. In questo abbiamo avuto anche un sentore confrontando il rapporto fra VIX e VVIX nella giornata di ieri, un altro esercizio che noi consigliamo di fare. Misurate il valore del VIX a un orario vicino alla chiusura, noi prendiamo per esempio le 14:30 americane, rispetto allo stesso orario del VVIX, quindi VVIX fratto VIX. Ieri questo valore valeva 5,28, che è leggermente superiore alla media di 4,80, che noi consideriamo il livello standard di rapporto di volatilità fra VVIX e VIX. Questo 4,80, quando viene superato, sta a indicare che c'è un po' di surriscaldamento. E questo è quello che avviene normalmente quando c'è una notizia che sta per arrivare. Sta per arrivare l'inflazione americana e quindi i mercati intensificano la volatilità. Tutto questo appartiene quindi a un quadro che ci dà delle conferme, perché quando questo quadro poi è in controtrend rispetto a quello che ci aspettiamo, ci dà a sua volta delle indicazioni. Tornando all'S&P 500, ci sono una serie di concomitanze che sono come delle cambiali che scadono a maggio per l'S&P 500 e per la borsa americana. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ci sono delle concomitanze estremamente negative sul mercato. C'è anzitutto la situazione delle banche, che adesso illustreremo con uno studio dell'Università della Florida, che è una situazione estremamente critica. Abbiamo anche pubblicato un articolo di recente dove siamo andati a individuare in modo particolare cinque banche e le abbiamo commentate a fondo come potrebbero essere quelle che potrebbero essere, ohimè, le prossime candidate al fallimento. Ma candidate al fallimento purtroppo sono molte di più. Viene stimato che siano 180, ne vedremo anche qualcuna fra un paio di minuti. Ma oltre che la situazione delle banche, che cosa c'è? C'è ormai il fatto che sta arrivando a scadenza il limite per l'innalzamento del tetto del debito americano. Ecco, i nostri lettori più attenti ci danno atto che ne abbiamo parlato con estremo anticipo, prevedendo anche con una certa esattezza quello che è il momento in cui questo dato di innalzamento del debito sarebbe stato critico, che è confermato dalla Yellen, perché il 1º giugno la Yellen dice non avrò più soldi in cassa sul tesoro americano e quindi tecnicamente c'è il rischio di default del debito americano. Nessuno crede ovviamente che l'America vada in default sul debito. Nondimeno il disaccordo fra repubblicani e democratici è talmente astioso ed elevato che fa presupporre che probabilmente ci saranno soluzioni solo last minute. Io ricordo, per chi non lo visse a quel tempo, per chi non lo ricorda, che nel 2011 con Barack Obama successe qualche cosa di analogo con il
congresso che aveva una maggioranza di segno opposto rispetto a quella del presidente, tennero diciamo, la fazione opposta sulla graticola fino all'ultimo e gli Stati Uniti andarono in default tecnico per 3 settimane. Ora, se il fatto che quel default tecnico poi fu ovviamente sanato e recuperato, se dovesse risuccedere, dovesse succedere di nuovo, come è successo nel 2011, che poi le agenzie di rating si sono scatenate facendo il downgrade del debito americano, beh, questo certamente depone a favore di un surriscaldamento della volatilità sul mercato americano e quindi una cambiale molto importante che scade, che potrebbe dare origine ad un ribasso significativo. Anche solo in termini di sentiment, quel ribasso può essere estremamente significativo. Noi ce lo aspettiamo, diciamo, da dopo la metà di maggio e probabilmente un ribasso che sulla base poi di come si verificheranno gli eventi potrebbe proseguire per giugno e forse per l'inizio di luglio o per la metà di luglio. Diciamo che ci aspettiamo 6-8 settimane abbastanza movimentate sul mercato. Quindi ci aspettiamo in definitiva un mercato in discesa. Sulla base di questo scenario di mercato in discesa, adesso fra un attimo andremo anche a costruire una strategia, ma rimanete sintonizzati perché devo farvi vedere anche un'altra cosa. Questo è uno studio dell'Università della Florida, studio che sta a indicare quanto alcune banche americane, in modo particolare le banche regionali, quindi le piccole e medie banche, quando parliamo di piccole e medie sono banche veramente molto grandi dal punto di vista, se le paragoniamo, voglio dire, con le piccole e medie banche europee. Quindi sono banche importanti, però non sono banche sistemiche. Questo studio dell'Università della Florida che cosa fa? Mette in correlazione l'equity della banca rispetto alla esposizione su mutui commerciali. Diciamo che i mutui dati nel segmento di commercial real estate in America, in questo momento sono sotto grande osservazione. Per quale ragione? Perché l'aumento dei tassi ha fatto sì che ovviamente le rate di mutuo diventassero molto più care. C'è una tendenza in questo momento a consolidare quello che è l'abitudine presa dalle grandi aziende, dalle aziende americane per quello che riguarda lo smart working, perché lo smart working viene considerato un fattore molto positivo per l'economia americana perché permette di non spostarsi e permette anche, ohimè, di avere meno spazi uffici. Di conseguenza, aumento dei tassi da una parte, tendenza allo smart working che persevera, che cosa si ottiene? Si ottiene come risultati che si svuotano gli uffici e le società che campano di affitti su quegli uffici vanno in forte difficoltà, non pagano i mutui, quindi le banche che sono esposte sui mutui commercial real estate soffrono a loro volta. Soffrono quali? Quelle che sono più esposte rispetto a quello che effettivamente è la loro cassa. Nell'ultima colonna vedete la esposizione in termini di leva fra la esposizione del commercial real estate totale di ogni singola banca rispetto all'equity posseduta, rispetto al denaro sostanzialmente in cassa. Come vedete, sono percentuali vicine al paradosso. La banca OZK, che fra l'altro io confesso, banca dell'Arizona, che non aveva avuto modo di esaminare in passato, che in questo momento ha una esposizione del 578% rispetto alla cassa. Cioè stiamo parlando di leva che può essere paragonabile solo a quella dei broker, quelli offshore, no? Che danno il 500-600% di leva quando si fa trading sul Forex. Ma il trading sul Forex è una cosa, qui stiamo parlando di esposizione di mutui commercial real estate, che sono un fenomeno estremamente diverso da quello del Forex. Come vedete, c'è un elenco di banche,
l'Università della Florida ha fatto uno studio estremamente approfondito, un elenco di banche, vedete anche al settimo posto c'è la City National Bank of Florida, quindi una banca locale dell'università, con un'esposizione del 449%. Sono numeri che, visti così, sembrano vicini al delirio. Quindi c'è una grande esposizione. Un'ulteriore conseguenza di quello che abbiamo visto nell'aumento dei tassi americani, una grande esposizione delle banche esposte col commercial real estate, quindi con i mutui dati per uffici e per strutture commerciali e industriali. Questo fenomeno, insieme con il fenomeno già visto che gli aumenti dei tassi hanno creato ovviamente un deprezzamento dei titoli in pancia alle banche americane e quindi una diminuzione implicita delle riserve e delle possibilità di attingerli. Senza conseguire perdite, viceversa attingono conseguendo perdite, tanto che la Fed ha dovuto intervenire con un piano straordinario di riacquisto dei propri titoli non al valore di mercato ma al valore nominale, che significa in pratica sto stampando moneta per la differenza tra valore nominale e valore di mercato. Queste tutte insieme sono le cambiali che noi avevamo previsto ormai da un paio di mesi, che arrivavano a scadere nel mese di maggio, e vediamo un mese di maggio e probabilmente un mese a seguire di giugno particolarmente critico dal punto di vista del sentiment e della predisposizione al rischio sul mercato. Oggi, con il dato sull'inflazione, ovviamente dato sull'inflazione è una consueta lotteria dal punto di vista di come andrà il mercato, magari farà anche sarebbe anche molto bello che facesse, molto bello dal punto di vista speculativo, intendo dire, che facesse un guizzo verso l'alto, un guizzo verso l'alto di quelli forti, tipo questo, no? Tipo questo che è avvenuto il 13 di dicembre, o anche questi picchi che sono avvenuti più recentemente, il 2 di febbraio, anche questo se andasse a superare il picco dell'1 maggio, però diciamo che la prospettiva certamente non è positiva per il mese di maggio e giugno. Oggi sarà un giorno di volatilità, che poi verrà prontamente riassorbito nelle 48 ore successive, probabilmente, però certamente non vediamo un immediato futuro positivo. Poi, se ci sarà un immediato futuro positivo e ci saremo sbagliati, saremo i primi a gioirne. Ma adesso, sulla base di questo scenario, dove abbiamo spiegato, spero esaustivamente, Luciano, Sì, perché assolutamente. la nostra visione è negativa sulle prossime settimane, a confermare tutto quello che abbiamo scritto nei 2 mesi precedenti e con i numerosi articoli che abbiamo pubblicato, mandato in email ai nostri lettori, pubblicato sul sito dell'Istituto Svizzero della Borsa nella sezione Borsa Magazine, piuttosto che sulla sezione Ultima Ora del sito di Traders Magazine. Abbiamo più volte scritto di questi fenomeni, oggi li abbiamo ulteriormente approfonditi. Adesso andiamo a vedere come poter operare sul mercato con una strategia di incassi costanti America che tenga conto di questo scenario. Noi, come al solito, mettiamo in guardia i nostri ascoltatori dal fatto che in realtà non si fa trading sulla previsione. Lo scenario può aiutarci a indirizzare una direzione quando vogliamo intraprenderla, ma noi dobbiamo essere sempre assolutamente neutri rispetto al mercato e non dobbiamo neanche dare retta a quelli che ci dicono aspettiamo che cosa ci dice il mercato, perché aspettate, se aspettate che cosa ci dice il mercato, probabilmente arriverete troppo tardi. Quindi è sbagliato dire che cosa ci dice il mercato, quando ce l'ha detto siamo già in ritardo. Ed è sbagliato, sbagliatissimo operare sulla previsione. La previsione serve ad avere uno scenario. Quello che adesso abbiamo dipinto è uno scenario di probabile ribasso, dove fra l'altro ci auguriamo anche di sbagliare. Quindi noi vogliamo adesso mettere a mercato una posizione dove, se sbagliamo, guadagniamo. Ma se il nostro scenario è giusto,
guadagneremo di più. Questa è la nostra visione ed è questo il modo per fare trading oggi, in questi anni 20, nel 2023, con il mercato che c'è in questo momento. Perché il mercato che c'è in questo momento è un mercato ormai tutto basato sulle posizioni quotidiane. Se prima ho fatto vedere il VIX 1D, il CBOE non è che aveva una gran voglia di pubblicare un nuovo indice. Perché ha pubblicato un nuovo indice? Perché i dati statistici sulle opzioni di breve termine ormai sono impressionanti. Perché il 20% del totale del mercato, pari a $1 trilione giornaliero, arriva sul mercato per le opzioni a 12-24 ore, cioè quelle che vengono misurate dal VIX 1D. $1 trilione al giorno. Il complesso delle opzioni che stanno a mercato per il 60% scade entro la settimana. Il resto sono posizioni, il 40% sono posizioni di copertura di medio e lungo termine, dove il medio termine ormai viene inteso in termini di settimane, non più di mesi come una volta. Quindi stiamo parlando di un mercato che viene drammaticamente manipolato giorno per giorno dai grandi operatori. Molte volte abbiamo fatto vedere, no, Luciano, come operiamo con l'interpretazione degli open interest, no? Perché? Perché Sì. gli open interest ci dicono come stanno posizionandosi i grandi operatori, e quindi è questo un elemento estremamente interessante per noi. Ora, noi dobbiamo partire da un concetto che, se aspettiamo quello che ci dice il mercato, abbiamo chiuso, perché il mercato ormai opera con una manipolazione brutale giorno per giorno. Quindi il mercato, quando ce lo dice, per noi è tardi. Quindi dobbiamo operare con una prospettiva dove abbiamo uno scenario, però noi non vogliamo perdere. Quindi quello scenario può essere anche sbagliato, ma noi non perderemo se quello scenario è sbagliato. Non solo, se quello scenario è giusto, guadagneremo di più. Questa deve essere la impostazione. E adesso cerchiamo di impostarla in termini di strategia. E ricordate che questo modello strategico con questa filosofia è il modello tipico di raccomandazione di borsa per quello che riguarda Incassi Costante America, ed è anche il modello tipico che abbiamo illustrato in tante strategie di opzionario. Adesso andiamo a prendere, oggi è il 10 di maggio, a me piace tanto la scadenza, lo dico simpaticamente, a 60 giorni, che è quella del 7 di luglio, 58 giorni per l'esattezza. Mi piace tanto, ma sappiamo che è uno dei parametri che preferiamo nell'applicare questi modelli strategici. Abbiamo un po' di range da poter scegliere, potremmo scegliere anche un 2008 se vogliamo essere prudenti, un 2950 se vogliamo guadagnare qualche cosa di più. Stiamo sotto 3000 e siamo quasi 1200 punti sotto il sottostante. Vediamo che se vendiamo una 7 luglio 2950, Interactive Brokers mi dice che mi impatterà sui margini per 650 franchi. Io vado a prendermi subito una copertura, subito per avere immediatamente un'idea, per esempio una 2 giugno di copertura, e vado a comprarmela per vedere l'effetto che fa. E ho un drammatico abbassamento dei margini, che era quello che volevo vedere. È un inverti calendar spread. A questo punto, di questi me ne vendo 6. So che ho un credito di 2,50 per ciascuno di questi spread, quindi ho un credito che è di circa 15. Un impatto sui margini 2821. A questo punto posso andare ad arricchire la strategia con le protezioni. Poi aggiungerò alle protezioni un sale particolare, un pepe particolare, che mi permette di poter guadagnare di più quando ho preso la strategia giusta. Andrò a crearmi delle protezioni sulla scadenza lunga. Per esempio una 3100 contro 3050, che magari me ne compro due. Non guardate quello che avviene qui, perché da un po' di tempo sullo Strategy Builder, fino a che Interactive Brokers non metterà a posto il
il ricalcolo dei margini e del credito, avremo qualche difficoltà sullo strategy builder, come potete ben osservare. Ma questo è un baco di Interactive Brokers che ci auguriamo verrà sanato presto, che ci dà, diciamo, ci costringe a fare qualche conto in più a mano. Forse gli piace quando vedono i nostri webinar, gli piace quando io visualizzo la calcolatrice di Windows, dice ci divertiamo. Monti che fa così e così lo costringiamo a farlo. Allora, adesso andiamo sul 9 di giugno, che è una scadenza intermedia, e andiamo a coprirci molto bene con degli spread da 100 punti. Per esempio, uno spread che potrebbe essere, vediamo un po' se riesco a metterlo un po' più su, per esempio 3.004 contro 3.003 può essere, vediamo se non mi costa tanto, no, mi costa 0,90 e sicuramente mi protegge molto bene. E questo, diciamo, tre di queste mi danno un cuscinetto veramente importante, no? Perché ho 300 punti qui, ne ho altri 100 qua, 400 punti di S&P 500, significano $20.000 di copertura, quindi questa è un'ottima copertura. Ma adesso viene incassi costanti America, cioè ovviene quella variante che mi permette, rispetto a una strategia di questo genere, dove io ho un credito, che adesso mi vado a calcolare, visto che Interactive Brokers mi costringe a farlo, ero partito con 15 punti di credito, qui sto spendendo per questi due spread 4,30 contro 3,60, vedete che prendo gli ASCII e i bid senza tener conto dei mid price, è proprio i valori massimi, quindi qui spendo 0,70 per ciascuno di questi spread, sono due, quindi tolgo 1,40, 1,4. Ecco, vedi perché Interactive Brokers si diverte, perché quando stanno a vedere i nostri webinar sanno che io quando premo la virgola non me la prende mai e loro si divertono, e quindi non mettono a posto il pacco. Ecco, allora, gli altri 300 punti, vediamo che cosa costano. Costano 0,90 per ciascuno spread, anche qui preso brutalmente ask e bid, 0,90 moltiplicato 3 fa 2,70 punti. 2,70 punti, e quindi io ho 10,90 punti da potermi giocare. Con questi 10,90 punti devo finanziare comunque un profitto e devo finanziare uno spread che mi permetta di poter avere un significativo utile in più nel caso in cui il mercato venga dalla mia parte, dalla parte che ho previsto come scenario. Che cosa significa? Che lo scenario che ho previsto mi permette di poter guadagnare di più. Non è la condizione sine qua non per guadagnare, è la condizione per guadagnare di più, perché in ogni caso io voglio guadagnare da questa strategia, anche perché semplicemente perché passa il tempo, come ogni buon venditore in opzioni. Io rimango sulla mia scadenza 30 giugno, questa non la metto qui sotto, lo spread che vado a fare, non lo metto qui sotto per una ragione molto semplice, perché lo strategy builder ha sei gambe massime, semplicemente vado a descrivere come voglio farlo, so che ho 10,9 punti da potermi giocare, e osservate che se io prendo uno spread quasi in the money, quasi 41,25 contro 41,10, 2 punti sotto, quindi uno spread a elevata probabilità, io spendo 5,75 punti. 5,75 punti che posso togliere dai miei 10,90 come spesa per avere uno spread a debito, ma uno spread molto significativo, perché è uno spread che nei prossimi 30 giorni, se il mercato scende, mi può dare un utile fino a 15 punti di S&P 500, 41,25 contro 41,10. Se voglio andare un pochino più sotto, posso andare a 41,90 contro 40,75, invece che 5,75 spendo 5 punti con qualche probabilità in meno, ma mi basta che il mercato scenda appena, scenda un po', e anche questo è uno spread
che mi può dare un profitto fino a 15 punti. Quindi un'accelerazione rispetto al profitto iniziale base, il credito di 10,9, di 15 punti. 15 punti a scadenza, ma se il mercato scende ho anche buone probabilità di prenderlo. E questo è il momento per mettere al mercato un'operazione di questo genere. Questo è l'istante giusto, perché questo è il momento di mercato per fare un'operazione così. Diciamo passata è quei 2 o 3 giorni che stanno a ridosso del dato sull'inflazione americana. Anche se scende un po' di più, se dovesse scendere, non importa, abbassiamo lo spread. Adesso questo è sul valore che abbiamo oggi di giornata, va bene? Quello spread avrà una possibilità per noi di poter moltiplicare il nostro profitto. Quel 10,9, se io spendo 5 punti, per esempio, meno 5, mi lascerà 5 punti e 90 di credito. 5 punti e 90 di credito che sarà comunque un credito minimo che io comunque ho da giocarmi per poter ricavarne un profitto. Non solo, se il mercato mi va totalmente dall'altra parte, quindi mi va al rialzo, invece che andarmi al ribasso e a prendermi lo spread, quindi a farmi guadagnare lo spread, pazienza, io avrò guadagnato dal credito che avrò conseguito e dal fatto che comunque con lo spread, se proprio il mercato da oggi dovesse diventare rialzista, quindi tutto lo scenario dipinto è raffigurato, è totalmente sbagliato, questo può tranquillamente succedere perché le previsioni, il giornale del giorno dopo non lo legge nessuno, al di là di quello che qualcuno racconta su previsioni estremamente azzeccate. Noi diciamo che le previsioni servono a dipingere scenari, a raffigurare scenari che possono aumentare le nostre probabilità e può aumentare la nostra profittabilità, ma il nostro profitto deve essere basato su un concetto dove, indipendentemente da dove si muove il mercato, noi dobbiamo guadagnare, perché il giornale del giorno dopo, non raccontiamoci balle, non lo legge nessuno. Possiamo raffigurare scenari, questo sì, perché abbiamo esperienza, abbiamo 41 anni di esperienza alle spalle, per dire quando un mercato probabilmente scenderà con più probabilità piuttosto che quando salirà con più probabilità. Ma siccome il giornale del giorno dopo non lo legge nessuno, questo servirà semplicemente a rafforzare il nostro profitto, ma non a deprimerlo, non ad azzerarlo. Noi guadagneremo comunque. Questo Eccezionale, è quello che guarda. eccezionale Maurizio. Eccezionali i contenuti mostrati finora, eccezionale il servizio Incassi Costanti America. Ti ringrazio anche di aver condiviso con noi i tuoi potenti strumenti di calcolo, nello specifico la calcolatrice. E, vorrei che ci mostrassi però i risultati di Incassi Costanti America che, ricordo, non ha mai perso dalla sua nascita ufficiale. Esatto, dalla nascita del servizio non abbiamo mai perso, abbiamo anche tra l'altro riutilizzato le strategie, è una caratteristica delle nostre strategie, cosiddetto riutilizzo della carrozzeria, cioè il fatto che i costi della strategia tendono ad azzerarsi facendo fare, noi lo chiamiamo amichevolmente un secondo giro alla strategia, è proprio perché è insito nella strategia perché vendiamo lontano, copriamo sulla scadenza corta, sulla scadenza vicina e quindi abbiamo le coperture lontane che continuano a esistere e ci permettono di mettere ancora mercato. Dal punto di vista storico, l'ultima volta che Incassi Costanti America ha perso è stato nel maggio del 2022, dove abbiamo perso $300 sulla strategia. Maggio 2022, che ha coinciso un po' con quello che poi è successo a giugno su Dribbling, mentre giugno su Incassi Costanti America nel 2022 abbiamo guadagnato, a significare fra l'altro che c'è una compensazione naturale tra le strategie che presentiamo, ed è la ragione per cui noi diciamo il modo migliore per diversificare non è quello di inventarsi i mercati geografici, vendo l'Asia, compro l'America, sto in stand-by sull'Australia e così via. Questo qui è un metodo che appartiene al passato, lo lasciamo ad una consulenza finanziaria decadente che non corrisponde più ai dettami di oggi. Oggi noi dobbiamo investire denaro
con un livello di sicurezza estremamente superiore e senza congetture, ovvero le congetture che se sale l'Asia scende da un'altra parte, se sale il petrolio piuttosto che l'oro scende da un'altra parte. Sono congetture, sono scenari, possono rafforzare le probabilità, ma poi ci vuole il metodo di trading. Questo è un metodo che con i suoi piccoli denti di sega, perché ogni tanto dà anch'esso qualche delusione, non frequente, vi permette di poter avere una equity line assolutamente di tutto rispetto, in crescita, con poche perdite, perdite episodiche perfettamente comprensibili, che corrispondono alla logica di ogni sistema di trading. Dal momento in cui è stato lanciato il servizio, il servizio non ci ha mai tradito, nel senso che non ha mai perso, con strategie che sono una strategia in questo momento a mercato, la strategia numero 4. Tra l'altro, le strategie sono state riutilizzate, sia la 2 che la 3, quindi un po' come dire che abbiamo fatto 6 giri di strategie. Siamo al settimo giro con quella che in questo momento è a mercato ed è vicina anch'essa al profitto. Faccio presente che in questo caso, sulla strategia numero 4, abbiamo applicato una tecnica che è la prima volta che applichiamo. Che è la prima volta che i nostri abbonati, intendo dire, vedono bene, Sì. e ovviamente fa parte dei rami di strategia di esperienza consolidata, ma è la prima volta che la vedono gli abbonati, dove abbiamo applicato la tecnica del prosciugamento verso il basso. Il prosciugamento verso il basso è quello che permette di tenere di comprimere il numero delle opzioni, però vendendole non più in alto, ma più in basso. È il prosciugamento verso il basso che permette di prendere un profitto temporaneo. In questo caso ci eravamo portati a casa il 70% del profitto complessivo della strategia. Abbiamo prorogato di qualche giorno la strategia diminuendo il numero delle opzioni e avremo il profitto complessivo ultimo ora con tutti i costi già ammortizzati, quindi andremo ad aggiungere circa 230-240 dollari di profitto alla strategia e ne abbiamo già conseguiti. Tra l'altro sono profitti sicuramente molto interessanti dal punto di vista della redditività e interessantissimi se si utilizza questo sistema in diversificazione rispetto agli altri, rispetto ad altri sistemi di opzionaria e altri sistemi provenienti dal nostro mondo delle opzioni. Eh sì, perfetto Maurizio, questi magnifici risultati, grandiosa completezza quella di Incassi Costanti America che pone tra l'altro anche l'accento sulla prudenza oltre che alla profittabilità. Profittabilità media mensile, Maurizio. Dall'1,5 al 4% al mese, sulla base di come si vuole drogare la strategia, sulla base anche di come se la si Eh vuole sì. utilizzare, se nei parametri base oppure no. Drogare la strategia cosa significa? Significa che se io voglio metterci un po' di pepe a questa strategia che ho appena fatto prima, Sì. questa, ecco, se io vado ad aggiungere, ti ricorderai che avevamo 10,9 di base e scesi a 5,9 con 5 di Certo. se io vado ad aggiungere una opzione e vado a coprirla, aggiungo 2,50. Ok? Questo è un modo per drogare la strategia, no? Con una sola opzione in più, questo qui non è un modello che va con le moltiplicazioni come ci ha insegnato la maestra elementare in prima e seconda elementare, no? Ci sono i sistemi che vanno con le moltiplicazioni, no? Questo no, questo è un sistema che induce a usare intelligentemente la leva, perché mi basta aggiungere una opzione e il mio profitto base da 5,9 diventa 8,4, quindi si incrementa del 40% perché ho aggiunto una opzione. Non è necessario moltiplicare, Eh sì. faccio tre posizioni, sì, così ti fai più male, no? Nel senso che se ti va male ti farai più male. No, fatto in modo cadenzato. E viene istintivo quando tu usi questo modello, perché lo vedi banalmente dal calcolo matematico. Vedi che io rinuncio a fare
la gratificazione, il payoff, tutte le balle che raccontano in giro, no? Ok? Certo. Che intendiamoci, servono quando servono, servono su determinate strategie, servono su alcuni modelli, ma sui modelli base, basati sui criteri matematico-statistici, basati sull'aritmetica, basta l'aritmetica, basta la calcolatrice di Windows. Eh sì, assolutamente sì. Perfetto, Maurizio, abbiamo visto le caratteristiche di Incassi Costanti America, un servizio in grado di produrre indipendentemente dall'andamento dei mercati, come ottenere il massimo profitto dalla prossima discesa. Abbiamo visto anche i risultati a dimostrazione del fatto che Incassi Costanti America continuerà con rinnovato vigore a produrre profitti sempre e comunque. È possibile ottenere tutto ciò? Io mi riprendo il controllo dello schermo perché sì, è assolutamente possibile ottenere tutto ciò e ad un prezzo accessibile per chiunque. Vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS perché quella legata a questo webinar è una promozione unica. Scrivete al 320-875-6444 Incassi Costanti America. La promozione è assolutamente unica. 320-875-6444. Maurizio, in questa seconda fase passiamo, come di consueto, alle domande di routine. Quindi ti riassegno il controllo dello schermo e ti chiedo da subito capitale minimo necessario per seguire Incassi Costanti America. Allora, Incassi Costanti America ha un utilizzo dei margini molto moderato. Prima, come avevi visto, immaginava meno di 3.000 franchi, la singola strategia. Questo significa che se metto a disposizione Incassi Costanti America e faccio una posizione, mi basta assolutamente avere dagli 8 ai 10.000 dollari sul conto. Quindi una posizione base mi basta con un capitale moderato. Se ho da metterne 20.000 dollari, posso, quando capita la ricorrenza, quando capita il caso, di fare magari due strategie, oppure di semplicemente di pepare un pochettino quella esistente, magari di aggiungere una Certo. o due opzioni. Io prima ho fatto vedere l'aggiunta di un'opzione, ma se io aggiungo a 5,9, che attenzione, il profitto base, va bene? Cioè è il credito base che abbiamo. Se io aggiungo due opzioni qui, aggiungo 5, cioè faccio un 100% in più, ok? Quindi se ho un po' di capitale da mettere, questo è sicuramente una grande opportunità per poter guadagnare anche di più. Ma con 8-10 mila dollari riesco ad avere tranquillamente al mercato la posizione base. Perfetto, quindi 8-10 mila dollari, le posizioni erogate mensilmente sono una, due posizioni, è così? Esatto. E se ne ho 8-10 mila, ne metto a mercato una. Una soltanto. Perfetto. Attraverso quali dispositivi viene erogato il servizio, Maurizio? Allora, noi pubblichiamo i nostri articoli sulla bacheca di raccomandazioni di borsa, eccola qua, questa è la bacheca di raccomandazioni, per esempio l'ultimo messaggio sulla strategia 04 di Incassi Costanti America, chiedo scusa ma non ce l'ho in linea, eccola qua, devo loggarmi anche io, Figurati, Maurizio. devo loggarmi anche io. Ok, eccolo qua, è dove abbiamo detto di inserire l'ordine limite per chiudere le put 2800, quello che poi noi riproduciamo, perché lo riproduciamo su un conto che ti serve per poter testare quello che avviene poi ai nostri abbonati. Abbiamo messo l'ordine limite per chiudere queste opzioni che abbiamo venduto a 1,60, 1,57 con la commissione, a 0,55. Quindi standard di profitto raggiunto. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a pubblicare, come dicevo, il nostro articolo sulla parte riservata agli abbonati. Il nostro abbonato riceve un messaggio Telegram e una email, sostanzialmente entrambi spontanei, con cui poi può andare a vedere la propria area riservata e andare a vedere che cosa ha
abbiamo pubblicato, e quindi per tutti coloro che vogliono replicare il servizio con i nostri segnali. È un modo molto semplice, i segnali vengono dati, come vedi qui abbiamo un segnale delle 11:50, noi prediligiamo molto il segnale dato nelle ore calme della giornata, le ore per esempio del mattino, cioè non nelle ore di contrattazione di negoziazione americana. Quando è possibile facciamo così. Perché facciamo così quando è possibile? Perché in questo modo, anche se scontiamo un minimo di spread in più, ma non importa, noi certamente riusciamo a ragionare a bocce ferme, non quando il mercato si muove troppo, si agita. È il momento in cui è molto tranquillo mettere a mercato, quindi dà anche un senso di non urgenza ai nostri abbonati. Pubblichiamo alle 8, 8:30 del mattino, in modo che l'abbonato ha tutto il tempo durante la giornata per poter inserire il segnale. In genere, molti lo inseriscono, per esempio, nel momento della pausa, no? Abbiamo visto, non so, a mezzogiorno, all'una, alle due, insomma, no? Bene, perché magari sono impegnati negli altri orari. Quindi con tutta calma si inseriscono i segnali, la struttura è molto ben bilanciata, quindi anche una piccola variazione di prezzo non dà origine a un significativo discostamento rispetto ai risultati attesi. A tal proposito, Maurizio, fughiamo ogni dubbio, non è necessaria quindi l'immediatezza rispetto all'inserimento dell'ordine. L'abbonato ha tutto il tempo per poterlo fare, laddove non riuscisse neanche in giornata, avrà comunque la possibilità di confrontarsi con gli esperti, te compreso, per capire in che modo dovrà inserire il segnale e con quali modifiche, magari laddove ci fossero stati dei movimenti drastici sui mercati. È così? Assolutamente sì, perché dobbiamo tener conto che siamo l'unica casa editrice a fornire un supporto 24 ore e 365 giorni l'anno, l'unica casa editrice in Europa specifico, che offre ai propri lettori ed abbonati un servizio di centralino attivo con persone, non con segreterie telefoniche. Che rispondono a babbo morto, ma con persone fisiche che rispondono 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Questo perché? Perché questo è un mercato che è aperto 23 ore al giorno, quello dell'S&P 500. Non solo, molto spesso di sabato e di domenica i nostri clienti, i nostri abbonati fanno le loro riflessioni, pongono i loro quesiti, hanno bisogno di confrontarsi con noi. Questo servizio quindi offre la totale disponibilità di risposta 24 ore e 365 giorni l'anno, non solo 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, c'è il team di specialisti che risponde in email a qualsiasi quesito posto dai nostri clienti abbonati. 7 giorni su 7, 18 ore al giorno. Ci sono abbonati che ci scrivono alle 22 della sera e che alle 22:30 hanno la loro risposta. È 18 ore al giorno di servizio di assistenza ai nostri abbonati. Ci sono persone che hanno chiamato il nostro centralino a mezzanotte o all'una di notte e hanno verificato. Sai, è presente? C'era una pubblicità una volta che diceva: volevo vedere se c'eravate. La ragione per cui ci hanno chiamato era quella, volevano Anche vedere il se giorno di Natale, Maurizio, ricordi? sì, anche il giorno di Natale, e noi c'eravamo, e noi c'eravamo. E noi c'eravamo assolutamente. Maurizio, a proposito di, passiamo quindi a neofiti o a coloro che dispongono di capitali molto grandi. È possibile avere un confronto diretto con te laddove il neofita avesse bisogno di ragguagli, delucidazioni o laddove colui che dispone di un capitale più grande avesse bisogno di essere indirizzato verso una gestione diversa, vista la mole del capitale? Assolutamente. Allora, primo caso, i neofiti sono solo i benvenuti. Guarda, nella prossima settimana noi avremo lo startup di una neofita, è una neofita assoluta, che proviene dalla calda terra di Sicilia, no? Una donna estremamente intraprendente che vuole assolutamente riuscire in questo nel nostro metodo, e stiamo seguendo
passo per passo, dall'apertura del conto a tutto quello che è l'uso della piattaforma, a quello che è l'uso della strategia, la messa a mercato della strategia, la messa a mercato delle correzioni, passo per passo, per poter fare in modo che possa tranquillamente e profittevolmente utilizzare i nostri servizi. Specifichiamo, Maurizio, perdonami, che tutto ciò è incluso nell'abbonamento, per cui l'abbonato non deve assolutamente aggiungere alcunché alla cifra. Assolutamente, i neofiti sono benvenuti. I neofiti, se approcciano per la prima volta questo mercato, questa è la porta giusta d'ingresso, è la porta giusta Sì. per approcciare questo mercato e queste metodologie, perché poi non le abbandoneranno più per tutta la vita, perché queste sono le metodologie giuste. Per quello che riguarda invece il secondo aspetto che ponevi, cioè persone che hanno un capitale rilevante e che desiderano avere un indirizzo, un consiglio sulla metodologia migliore per utilizzare un capitale più rilevante, bene, siamo a disposizione. Anche io in prima persona, ovviamente, come per tutte le situazioni, con tutto il team di assistenza, per poter fare in modo di indirizzare nel modo migliore chi ha capitali rilevanti. Quindi il neofita come l'investitore, diciamo che ha molto da investire, molto da poter raccogliere dal mercato. Perfetto Maurizio, quindi precisiamo che nel costo del servizio, che è assolutamente irrisorio, come vedrete scrivendo al numero che tra poco sarà in sovrimpressione, è incluso anche un'assistenza a 360 gradi, come quella appena esposta dal dottor Maurizio Monti, attraverso il quale il corsista potrà non solo godere dei risultati di un servizio impeccabile qual è Incassi Costanti America, ma addirittura acquisire delle nozioni non da poco che gli renderanno l'operatività assolutamente ad altissimo livello. Maurizio, mi riprendo il controllo dello schermo, ti chiedo come ultima domanda, profittabilità media mensile, ti prego di ricordarcelo. Dall'1,5 al 4% ogni mese. Dall'1,5 al 4% ogni mese. Il servizio è Incassi Costanti America. Vi basterà inviare un WhatsApp o un SMS al numero 320-875-6444 per cogliere un'opportunità davvero unica, sia per i risultati prodotti dal servizio e dalle sue caratteristiche e capacità, sia per la promozione attualmente attiva. 320-875-6444, un'occasione imperdibile con Incassi Costanti America. Maurizio, io ti ringrazio immensamente, è come sempre un onore per me presentarti. Grazie a te, grazie a tutto il pubblico che ci segue, ci ascolta e ci sostiene. E grazie anche al meraviglioso pubblico che ci segue sempre con grandissima attenzione. Grazie a tutti, una buona giornata.